Ciao a tutti, oggi non sapevo se preparare una torta o il tiramisù, quindi ho deciso di preparare il tortamisù. Se non l'avete mai provato, seguitemi passo per passo in questa fantastica ricetta. Innanzitutto dobbiamo preparare il pan di spagna. 200 g di farina, 200 g di zucchero, e 4 uova e una bustina di lievito. Questo è il pan di spagna furbo, perché si lavorano tutti gli ingredienti insieme. È molto veloce da fare e molto semplice. Si può fare anche a mano con un cucchiaio di legno. Oggi, per velocizzare i tempi, lo farò con lo sbattitore elettrico. Quindi uniamo subito le uova. Con la farina e lo zucchero. Andiamo a lavorare gli ingredienti. Una volta che il nostro composto è omogeneo, possiamo aggiungere il lievito. Accendiamo il forno a 180 gradi e intanto mettiamo il nostro composto in una teglia imburrata e infarinata. Andiamo a infornare a 180 gradi per 25 minuti circa. Controlliamo sempre il nostro pan di spagna che non si bruci sopra, senza aprire il forno, altrimenti si abbassa. Nel frattempo che si cuoce il pan di spagna, andiamo a preparare la crema al mascarpone con 3 uova, di cui separiamo gli albumi dai tuorli, 150 g di zucchero e 500 g di mascarpone. Montiamo gli albumi con lo sbattitore elettrico. Montati i nostri albumi, li mettiamo da parte e andiamo a montare i tuorli con lo zucchero. Ora possiamo aggiungere il mascarpone. Uniamo gli albumi e mescoliamo dal basso verso l'alto. Crema mascarpone pronta, la lasciamo riposare in frigorifero per un 30 minuti. Nel frattempo prepariamo il caffè che ci servirà per bagnare il pan di spagna. Il pan di spagna è pronto, lo facciamo raffreddare, io l'ho già fatto raffreddare, e andiamo a tagliarlo. Prima lo stacchiamo dalla base, andiamo a dividerlo in 3 parti in modo da fare 3 strati. Non affondate subito la lama, altrimenti si rompe il pan di spagna. Andiamo subito a tagliare anche l'altro strato, in modo da fare meno fatica. Prendiamo la tortiera, scomponiamo il nostro pan di spagna, lo andiamo a mettere la base sulla tortiera. Il caffè è pronto, possiamo allungarlo con un po' di latte e iniziamo a bagnare un po' il pan di spagna.
Facciamo un primo strato con la crema che ha riposato in frigorifero. Io aggiungo anche gli amaretti, potete anche non metterli se non vi piacciono, per rendere un po' insolita la ricetta originale. Li sbricioliamo. E poi mettiamo una spolverata di cacao amaro. Andiamo a coprire col secondo strato. E bagniamo ancora col caffè. Ecco, rifacciamo lo stesso procedimento di prima con la crema a mascarpone. Se volete, al posto degli amaretti potete anche mettere le gocce di cioccolato. Andiamo a mettere l'ultimo strato e anche quest'ultimo lo bagniamo col caffè. E iniziamo a metterla anche intorno. Diamo una spolverata di cacao. E come decorazione intorno mettiamo i pavesini al cioccolato. Torta Misù è pronta, possiamo metterla in frigo a farla riposare per circa un'oretta e poi possiamo servirla. Abbiamo fatto riposare la nostra torta in frigo, adesso andiamo a tagliarla. Sembra una torta, ma sa di tiramisù. Fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta e scrivetemi. Per rimanere aggiornati con le mie ricette e i miei video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!